Grazie Presidente. Allora, il mio intervento è soprattutto per valorizzare il regolamento dal punto di vista contabile. Non a caso abbiamo lottato fino a 2 secondi fa per un emendamento che ho proposto. Allora, in primo luogo volevo dire che in questo regolamento viene messo in evidenza l'articolo 3, il perseguimento dell'interesse pubblico. E al punto C dell'articolo 3 si fa riferimento al conseguimento di un corrispettivo in denaro, ovvero di un risparmio di spesa, che non è poco. Cioè il concetto risparmio di spesa, cioè significa che stiamo facendo qualcosa che per la prima volta è a vantaggio dei cittadini perché avranno opere pubbliche, perché avranno beni e servizi, ma senza spendere un soldo della città, ma finanziato da terzi. È un qualcosa che, come diceva la consigliera, è innovativo, che magari altre città già hanno usufruito e che purtroppo Roma Capitale soltanto oggi riesce a usufruire di questo regolamento, e quindi ringrazio l'assessore per questo lavoro che ha fatto. Ora faccio un po' la descrizione di quello che avviene. Nel bilancio di previsione sarà previsto un programma triennale delle opere e un programma di beni e servizi, un programma biennale degli acquisti di beni e servizi, dove verranno appunto predisposti questi, diciamo, l'individuazione e la programmazione delle sponsorizzazioni. Quando, diciamo, alla fine viene approvato il bilancio di previsione, a un certo punto, nell'articolo in cui si cita il monitoraggio, che è l'articolo 15, era necessario, a mio avviso, prevedere anche una rendicontazione di quello che effettivamente poi è il risultato, per avere contezza di quello che appunto succede. Quindi io ho fatto un previsionale, ma poi in realtà cosa è successo? Quindi per dare contezza ho proposto di inserire appunto un emendamento dove vado a individuare all'interno del rendiconto di gestione un allegato specifico dove avrò delle informazioni sulle sponsorizzazioni. Questo è molto importante perché al di là del fatto che serve per una questione di trasparenza, per una riconciliazione anche di tutte le poste di bilancio, ma anche per capire ma come stiamo andando. Noi abbiamo fatto un regolamento, oggi non abbiamo nulla, fra 2 anni abbiamo X, questo X è fruttifero, sta andando bene. Ecco, la comunicazione che diceva prima la consigliera, che reputo molto importante, sta funzionando? Ce ne sono solo 3 di sponsor? Bene, aumentiamo la comunicazione e facciamo che questi 3 diventano 100. Se io non ho dei numeri su cui lavorare, come faccio a fare la mia analisi e quindi a valutare se questo regolamento dà i suoi frutti? Quindi ecco che mi sono impegnata per cercare di apportare questo miglioramento. Questo è a conclusione che se si vuole lavorare tutti insieme, lavorare in squadra, tanti piccoli tasselli servono per fare un ottimo lavoro che serve poi a tutti i cittadini di Roma Capitale. Grazie.